Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo su Siphon Filter 3 con il nostro Mujari che continua appunto la sua missione in Sudafrica. Quindi, complesso di Pugari, Mpumalanga, Sudafrica. Deposizione di Mujari dal verbale del congresso. Mentre piazzavo l'esplosivo fui attaccato dalle guardie. L'esplosivo fu colpito e detonò troppo presto. Io trovai un riparo e mi salvai, ma la struttura era danneggiata e le miniere cominciarono a crollare. Sarei morto se Smith non avesse riattivato le rotaie. Saltare su un carrello era la mia unica possibilità. Erano determinati a far sì che non trovassi gli schiavi. Mi chiedevo perché. Cosa gli era successo? Perché erano in quarantena? Dovevo trovare le risposte e niente mi avrebbe fermato. Neanche un esercito di sudafricani. Mujari, ho ripristinato l'energia alle rotaie della miniera. Ottimo tempismo, devo uscire di qui al più presto. Esatto, perché prima le rotaie erano praticamente bloccate, mentre invece adesso... Esatto. Qui ovviamente possiamo evitare di colpire i nemici perché tanto li investiamo tranquillamente. E qua. Esatto, dobbiamo eliminare il tizio perché possiede addirittura un M9 e non è una cosa bellissima. Ok, e da qui siamo nuovamente nei panni di Mujari, ufficialmente nei panni di Mujari. Ecco, lì c'è il capo squadra Jones, quindi dobbiamo fare attenzione. Perché adesso noi dobbiamo andare a interrogarlo, quindi dobbiamo passare quatti quatti. Tra l'altro con le braccia tutte spezzate per tenere l'arma. Ecco qua. Schiavizzare la mia gente. Dove sono i lavoratori in quarantena? Non sapevamo che fare, le loro condizioni sono peggiorate. Dove si trovano? In una cella nella miniera est, li abbiamo messi in quarantena laggiù. Mi ricordavo che si accendeva quel camion e praticamente ci veniva addosso, se non sbaglio. Ah, forse solo se uccido Jones succede. Beh, qui uccidere o non uccidere Jones ovviamente è soltanto una nostra scelta, ma ucciderlo non cambierebbe nulla, per cui tanto vale. Qui dovrebbe esserci giubbotto antiproiettile. Ah no, l'M79? Oddio. Mi ricordavo il giubbotto, perché... qui adesso c'era una zona un po' particolare. Non mi ha sparato, ovviamente. Bella GG. Qua bisogna fare attenzione perché ci sono le luci. Esatto, io le posso togliere per evitare di essere visto più facilmente. E prendilo, porca puttana. Ho un leggero input lag con il DualSense, non capisco perché. Cioè, dovrei essere più preciso e invece... Allora, anche qua si possono sparare le luci. Minchia, m'hanno sentito però, bastardi. Oh, oh. Madonna, aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. Minchia.
Eh sì, perché qua mi arrivavano da sotto, mi ricordo. Ma qua c'era anche il pannello che dovevo attivare. Eccolo qua. Smith, la torre di trasmissione era disattivata, ora è a posto. Quanto ci vuole per il trasferimento dei dati? Sarà pronto tra breve. Qui ora arrivano gli altri, ma io li schippo. Ok, perdonatemi, ho fatto una piccola interruzione perché mi è suonato il corriere a casa, quindi ho dovuto necessariamente rispondere. Mi stanno attaccando. Cerca di resistere, sto arrivando. Ah, ecco, dobbiamo andare di qua. Ma dobbiamo salire là sopra. Eh già. Premi V doppia per attivare la trasmissione. Addio, fratello. Ce n'è un altro. Premi V doppia per avviare la trasmissione. Perfetto, e abbiamo fatto anche questo. Attenzione. Qui però abbiamo un angelo che ci aiuta. Riposa in pace, fratello. Gli altri lavoratori sono in quarantena nella miniera est. Possiamo scendere con l'ascensore? Let's go. Ok, non me ne ricordavo che avessero giù bottoni di proiettili. Resta qui, torno subito. Avevo trovato i miei fratelli, ma non sono riuscito a liberarli. Si trattava di un virus che non avevo mai visto. Così presi dei campioni. Come ne venne in possesso l'agenzia? Feci delle ricerche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Miss Lipan fu incaricata di investigare sulla stessa epidemia. Venne al mio laboratorio e vide i campioni del Sudafrica. Che lei le diede, non è così? Io non potevo certo sapere. Volevo farli analizzare dai laboratori dell'agenzia. Capisco. Si ricorda quali laboratori? Certo. Quelli della Farco. Esatto, i fantastici laboratori della Farcom. Vedete, tutto praticamente sta prendendo una piega particolare, perché tutti i dettagli e tutti i collegamenti di questa agenzia finalmente si stanno iniziando a scoprire. Quindi ecco perché per me Siphon Filter 3 rimane quello più figo dal punto di vista, diciamo, di lore o comunque anche di gioco in generale. È il mio preferito proprio per questo, perché ci sono tutti sti retroscena che sono veramente veramente fighi. Ma detto questo, ci becchiamo ovviamente con la prossima puntata. Bye bye.